Anticipazioni Beautiful, trama puntate dal 24 febbraio al 1 marzo 2020. La proposta di Bill a Wyatt. Lunedì 24 febbraio 2020. Steffi e Hope passano del tempo insieme, badando alle bambine. La Logan stabilisce un legame molto particolare con Phoebe, che quando è in braccio a lei trova conforto e smette automaticamente di piangere. Hope però spera di non disturbare, ma la sorellastra le lascia intendere che potrà passare da lei tutte le volte che vorrà. La giovane poi si offre di tenere sotto controllo il baby monitor, in modo che potranno occuparsi con calma delle faccende domestiche. Un pianto attira nuovamente l'attenzione di Hope e quello di Phoebe, con la quale stabilisce una vera e propria simbiosi. Katie è alla Forest Recreation, ma non riesce affatto a concentrarsi sul lavoro. Svela Wyatt di stare malissimo in quanto torna, l'ha appena lasciata. Dice che l'uomo, diversamente da quanto tutti possono pensare, aveva preventivato tutto, dal momento che le ha presentato, già redatti e firmati, i documenti per l'annullamento. Il suo matrimonio dunque è sciolto. Rammaricata la donna poi aggiunge che il fratello di Ridge ha chiuso non solo perché la morte di Beth gli ha fatto capire di non aver affatto metabolizzato il lutto di Darla e Ali, ma perché crede che prima o poi ritornerà ad essere suo marito. Katie giura a Wyatt che quell'uomo l'ha troppo ferita in passato, è un capitolo chiuso. Inoltre aggiunge di non voler collezionare matrimoni così, come ha fatto la sorella Brooke con Ridge, e chiede al giovane Spencer di non riportare tale commento alla diretta interessata. Martedì 25 febbraio 2020. Bill confida a Justin di avere un sogno e che tale suo ardente desiderio non ha nulla a che fare con il lavoro. Rivuole la sua famiglia, unita come un tempo. Così come è riuscito a recuperare la fiducia del piccolo Will, vorrebbe riavere al suo fianco, magari anche in azienda, anche Liam e Wyatt. Il suo braccio destro felice gli assicura che raggiungerà presto il suo obiettivo. Poi lo stuzzica, affermando che dovrebbe cominciare a vedere Katie con occhi diversi e soprattutto non arrendersi. È certo che prima o poi la donna smetterà di pensare a Thorne per concentrare il suo unico e grande amore, Bill Spencer. Zoe nel frattempo a casa di suo padre lo smette di tormentare Flo e Reese con i suoi interrogativi. Vuole sapere tutta la verità sul loro piano. Il ginecologo rammaricato spiega di aver agito così solo ed esclusivamente per salvarle la vita. Era finito in un brutto giro, aveva un debito altissimo da saldare, con i soldi percepiti dall'adozione di Phoebe, è riuscito ad accontentare molte persone. Zoe però disgustata le chiede se era davvero necessario vendere una bambina. Così furibonda minaccia il padre e Flo andrà alla polizia, racconterà tutto. Hope è distrutta perché crede che la sua bambina è morta davvero. Taylor sperava in una relazione con lui, mentre Steffi non sa di aver adottato sua nipote. Reese prega la figlia di mantenere la calma, spiega nei dettagli come si è svolto lo scambio delle neonate e che tutto ciò si è verificato a Catalina, nel giorno del parto di Hope. La figlia basita scoppia a piangere. Mercoledì 26 febbraio 2020. Zoe non può pensare che il padre e Flo abbiano architettato una cosa del genere e non crede che si sia spinta tanto per proteggerla. Reese è perfettamente consapevole degli errori commessi, ma non ha avuto scelta. A consolarlo vi è il fatto che Beth è in ottime mani ed è fermamente convinto che presto Hope deciderà di provare nuovamente a diventare madre. La modella però, sempre più disgustata dai suoi discorsi, continua a ribadire di voler raccontare ai Forrester e agli Spencer la verità. Più tardi il ginecologo è solo in casa e Flo lo raggiunge per capire se Zoe vuole andare davvero dalla polizia oppure svelare il tutto a Steffi e Hope. Zoe invece sconvolta chiama Xander e gli chiede di accompagnarla alla Forrester. Ha qualcosa di urgente da dirle. Phoebe intanto si lascia cullare e coccolare da Hope e Steffi commossa crede che le sue bambine saranno molto d'aiuto alla sorellastra. Hope poi si sofferma ad osservare una foto di Liam e Steffi insieme e si perde nei suoi pensieri. La SEO poco dopo ricompare e ringrazia la Logan per il suo immenso aiuto. Da sola non ce la farebbe mai a gestire due bambine così piccole. Rimasta sola poi, Steffi riceve la visita di Zoe e Xander. I due cominciano a parlare di Hope e del dolore che sta vivendo. La figlia di Ridge li rassicura subito. Hope sta molto meglio. Sta frequentando casa sua quasi tutti i giorni. Con Phoebe in particolare è riuscita a stabilire una sorta di simbiosi. Zoe ad un tratto si blocca
e tutto d'un fiato afferma di conoscere il vero motivo di questo particolare legame. Wyatt passa da suo padre dietro suo invito. Quando si imbatte in lui, lo aggiorna subito sulla situazione sentimentale di Katie. Gli fa sapere che Tom l'ha lasciata. Il matrimonio è stato annullato. Giovedì 27 febbraio 2020. Bill, all'oscuro delle novità, chiede di saperne di più. Wyatt gli lascia intendere che il matrimonio è giunto al capolinea, in quanto si percepiva come un ostacolo alla felicità di Katie e a quella di Will. Il magnate però gli dà del codardo e dice che ha agito così solo per allontanarsi definitivamente dalla donna. Poi, al settimo cielo, coglie l'occasione al volo per chiedere al figlio un grande aiuto, un aiuto che solo lui può dargli. Aiutarlo a conquistare il cuore di una donna. Wyatt vuole saperne di più e il padre fa il nome di Katie Logan. Nell'ufficio del CEO della Forrester intanto, Brooke e Donna si confrontano sull'annullamento del matrimonio di Katie. Quando arriva quest'ultima, spiega di esservi rimasta malissimo, in quanto non aveva avvertito nessuna avvisaglia. Tom crede che prima o poi lei e Bill ritorneranno insieme. Lo vede come un padre attento e premuroso adesso e tra non molto punterà a rifare breccia nel cuore dell'unica persona in grado di capirlo realmente e non deluderlo mai, ovvero la sua ex moglie. Le due sorelle poi si chiedono se quel sospetto sia fondato oppure meno e Katie, con le lacrime agli occhi, ammette di averlo amato con tutta se stessa. Purtroppo Billy con i suoi comportamenti e tradimenti l'ha ferita e delusa più di una volta. Non se la sente di darle quest'ultima chance. Più tardi Brooke viene raggiunta da Hope, la quale la mette al corrente di come gli incontri a Malibu con Phoebe le stiano facendo ritornare il sorriso. Brooke, spaventata, le ricorda ciò che pensa, crede che stando a stretto contatto con Steffi e le sue figlie finirà per far del male a se stessa. Venerdì 28 febbraio 2020. Bill chiede a Wyatt di ritornare a lavorare in azienda e lui, sbalordito, non riesce a capire come la sua presenza alla Spencer Publication possa aiutarlo a riunire la famiglia. Ricorda al genitore che è un dipendente della Forrester Creation e si trova molto bene a collaborare con quella grande famiglia. Inoltre è fidanzato con Sally e hanno grandi idee per la testa. Bill sa benissimo di non essere stato un padre esemplare. Ma la vicenda legata alla custodia esclusiva di Will ha capito quali sono i valori che contano nella vita. Dice di rivolere Katie e i suoi figli lì a lavorare con lui. Wyatt non se la sente e non si lascia convincere. Lo Spencer però insiste e gli assicura che anche la Spettra potrà collaborare con lui e aprirà una rubrica di moda tutta sua. Steffi, resa interdetta dalle affermazioni di Zoe Xander, riesce a sedare i suoi sospetti con una scusa. Il pianto di Phoebe poi porta la Forrester ad allontanarsi un attimo. Quando ritorna con la piccola, ecco che Zoe si commuove. Steffi spiega di non sentire alcuna differenza di sentimenti nei suoi riguardi. Pur non essendo sangue del suo sangue, l'ama esattamente come Kelly. La Buckingham si complimenta con lei e le promette la sua piena disponibilità nel caso in cui avesse bisogno di aiuto. Flo insiste con Reese, deve contattare la figlia per scoprire cosa intende fare. Lui ci prova ma si accorge che non è raggiungibile. Flo ricorda al ginecologo che ha sì agito per il bene della figlia, ma che se ha contratto un grosso debito e gli strozzini volevano uccidere Zoe, ciò è accaduto solo a causa sua. Sabato 29 febbraio 2020. Il tempo trascorre inesorabilmente e Reese si lascia prendere dal panico. Poi afferma di volersi comportare da uomo. Scagionerà Flo da ogni accusa e si farà arrestare. Zoe finalmente torna a casa e spiega al padre di non aver trovato il coraggio di raccontare a Steffi la verità. Si è recata da lei con l'intenzione di metterla al corrente della verità, ma quando ha visto come Phoebe è amata dalla donna, non se l'è sentita di dare alla giovane un dolore così forte. Inoltre parlando, avrebbe mandato lui, suo padre, in prigione. E non è quello che vuole, visto che ha agito a fin di bene. Brooke è certa che la figlia, stando ogni giorno a contatto con Phoebe, finirà per sviluppare con quest'ultima un attaccamento morboso. Hope la tranquillizza subito. Sa che quella bambina non è la sua Beth. Tenerla in braccio, coccolarla, darle il biberon, però la fa sentire completa. Forse Phoebe è arrivata per dare speranza sia a lei che a Steffi. Tuttavia un po' dispiaciuta, confida a Brooke di sentirsi devastata dai sensi di colpa. Phoebe, Steffi e Kelly hanno bisogno della costante presenza di Liam, che dal momento che è sposato con lei, deve dividersi continuamente tra le due famiglie. Brooke non vuole che faccia questi pensieri. La situazione può essere lo stesso ben gestita. Liam è un padre esemplare, nonché un marito attento e premuroso,
Eppure Hope è convinta che alla lunga lo Spencer si stancherà di lei. Senza Beth, quale motivo ha di formare una famiglia con lui? Brooke la invita a pensare a se stessa. Ha enormemente bisogno di suo marito e non deve vivere logorata dai rimorsi. La giovane, non sentendosi affatto capita, scoppia in lacrime. Adesso che la sua bambina è volata in cielo, niente sarà più come un tempo. Domenica, 1 marzo 2020. Wyatt e Sally sono a letto insieme. Lui le parla della proposta ricevuta da Bill, aggiungendo che non se ne andrà dalla Forrester Creation senza di lei e che l'aiuterà a riconquistare ciò che le è stato ingiustamente tolto, e ovvero la Spettra. Sally, sorpresa, sembra molto titubante all'idea di dover lasciare qualcosa di certo per qualcosa che invece appare molto fumoso. Bill intanto incontra Justin e gli dice di non voler passare per il vecchio Spencer, colui che soleva usare macchinazioni per raggiungere i suoi scopi. Donna passa a trovare la sorella Katie, che appare molto provata. Dice che non riuscirà a dimenticare facilmente Thorne. Era veramente felice con lui. Quanto a Bill, non crede che lo perdonerà. Se si mostra serena nei suoi riguardi, è solo per Will. Donna passa da Justin sotto richiesta di quest'ultimo. Dopo aver parlato brevemente di Marcus, il discorso si sposta su Bill e Katie. Per l'avvocato, il magnate era veramente felice solo quando viveva con l'ex moglie. Bill intanto passa da quest'ultima. Le chiede come sta, aggiungendo che la voce della separazione del fratello di Ridge è giunta fino a lui. Le chiede anche come l'ha presa il loro amato figliolo. Il benessere psicofisico del bambino è importante. Will, proprio in quel preciso istante, entra nella stanza, felice di vedere suo papà e la sua mamma parlare serenamente insieme. E lascia intendere di volerli vedere tutti i giorni così. Bill gli promette che sarà sempre presente per lui e che potrà sempre cercarlo per parlare. E non solo per lui, anche per la donna che ha di fronte. Anticipazioni Beautiful. Puntata di aprile 2020. Thomas rivuole Sally Spettra? Ecco la verità. Grandi emozioni trapelano dalle puntate di Beautiful in onda nel mese di aprile 2020. Thomas confiderà a Sally, dopo un diverbio, di rivolere al suo fianco una donna che non ha mai dimenticato, nemmeno quando stava con Caroline Spencer. Costei altri non è che la Hope e Logan. Quinn poi pizzicherà i due abbracciati e non esiterà a riportare il tutto al figlio Wyatt. Nel frattempo, diversamente da Brooke, Ridge non ci metterà molto a intuire le mosse del figlio. I dubbi di Ridge. Nelle puntate che andranno in onda ad aprile 2020, Thomas comincerà a lavorare nuovamente per la Forrester Creation e in particolare sarà a stretto contatto con Hope, collaborando con lei per il rilancio della linea Hope for the Future. Il giovane, sconvolto dalla morte avvenuta a New York di Caroline Spencer, si ristabilirà in pianta stabile a Los Angeles e lascerà intendere di volersi rifare una vita con Hope. Quest'ultima, come già si vedrà negli episodi di marzo 2020 invece, farà tutto il possibile per garantire serenità a Phoebe e Kelly e spingere Liam a passare più tempo con loro che insieme a lei. In altre parole, affermerà di temere fortemente di togliere tempo alle due bambine. Steffi, in realtà, in questa intricata faccenda non manifesterà esplicitamente il desiderio di ritornare al fianco di Liam, ma più volte farà capire di non averlo mai dimenticato. Ridge e Brooke saranno i primi a visionare i bozzetti che Thomas realizzerà per la Hope for the Future. Entrambi ne resteranno piacevolmente sorpresi e non vedranno l'ora di riaverlo nel team degli stilisti. Il giovane, dal canto suo, affermerà di voler aiutare concretamente Hope a riprendersi dalla morte di Beth. E rivitalizzando la collezione a cui lei tiene molto, sicuramente le offrirà un valido aiuto. Brooke ingenuamente si complimenterà con lui, affermando di essere molto contenta che si stia interessando, nonostante la dipartita di Caroline che l'ha profondamente segnato, al benessere della Logan. Ridge però preciserà di essere certo di una cosa: Thomas è un rubacuori e in passato è stato legato ad Hope. Per lui c'è sotto qualcosa. Brooke invece sarà del parere che i due ragazzi si stiano soltanto facendo forza a vicenda a causa del periodo duro che stanno affrontando. Per la Logan, inoltre, Thomas trascorre un po' di tempo alla Forrester, che voglia riprendere il discorso interrotto con Sally Spettra? Ridge la guarderà molto turbato, non è lei a cui sta mirando. Per lui non ci sono dubbi, suo figlio rivuole Hope. Hope vuole Liam e Steffi insieme per il bene di Kelly e di Phoebe.
Thomas poi radunerà Emma, Tiffany e Simone per dare loro istruzioni sulla collezione Hope for the Future. Dirà che anche senza la presenza costante di Hope, dovranno impegnarsi al massimo per ridare linfa all'azienda e alla linea. Sally, sopraggiunta proprio in quel preciso istante, osserverà divertita Thomas e si congratulerà con lui per la sua determinazione. Il giovane però non sembrerà gradire troppo i suoi commenti, soprattutto quando lei gli dirà di trovarlo deciso e fermo nei suoi propositi, proprio come lo sarebbe una spettra. Pertanto suggerirà alla ragazza di occuparsi delle sue cose. Successivamente i due stilisti si soffermeranno a parlare di Hope. Per il figlio di Ridge, Liam dovrebbe stare con Steffi e le sue due bambine. Hope invece si merita un uomo come lui. Sbalordita la spettra non saprà proprio cosa pensare. Nel frattempo Hope rientrerà a casa e troverà la tavola apparecchiata per due. Liam, guardandola negli occhi, dirà di avere in mente una seratina romantica tutta per loro. La giovane, un po' infastidita, smonterà subito il suo entusiasmo, affermando di non sentirsi pronta. Con la morte di Beth tutto è cambiato e lui deve prenderne consapevolezza. Ribadirà per l'ennesima volta che Kelly e Phoebe non hanno bisogno del loro papà accanto. Thomas intanto non nasconderà a Sally il suo vero scopo, conquistare Hope e portarla via da Liam. Sally vi resterà malissimo e gli consiglierà di non interferire nel rapporto tra Liam e di Hope, visto che in passato ne hanno dovute subire veramente troppe. Thomas però le annuncerà di voler dare assoluta priorità alle esigenze di Douglas, che in questo momento vede Hope con la sua potenziale nuova mamma e non vuole affatto deluderlo. Sally però lo inviterà a vuotare il sacco, aggiungendo di aver scorto non poca ambiguità nelle sue parole. Liam intanto a casa con sua moglie le proporrà una notte romantica speciale. Lei però non si sentirà capita dal marito e affermerà a chiare lettere di aver paura di restare incinta dopo le precedenti esperienze. Anni addietro, cadendo dalle scale, ha perso il bambino che aspettava da Wyatt. Poi la morte di Beth ha fatto il resto. Liam però l'abbraccerà fortissimo e in lei si riaccenderà qualcosa. Così, dopo mesi e mesi di freddezza e distanza, si lasceranno andare finalmente alla passione. Il giorno seguente la figlia di Brooke riceverà la visita di Thomas, che le porterà un piccolo regalo, un disegnino fatto da Douglas. Lei non nasconderà l'emozione, dando così la possibilità al Forester di rimarcare quanto già sa: lei è un dono per il figlio. Ha ridato gioia a entrambi dopo la dipartita di Caroline. Poi le parlerà di Steffi, volata a Parigi per staccare un po' la spina insieme a Kelly e Phoebe. E vedremo che dirà qualcosa e farà adombrare non poco Hope. Kelly chiede continuamente del papà, rimasta invece a Los Angeles. Hope, così sconvolta, farà sapere a Thomas una cosa: vuole che il giovane Spencer si unisca alle sue figliolette. Quinn pizzica Thomas e Sally abbracciati. Successivamente Thomas si recherà alla Forest Creation e qui incontrerà nuovamente Sally. I due, dopo l'acceso confronto scontro del giorno prima, si stringeranno in un forte abbraccio, ricordando i bei momenti che hanno passato insieme. Il Forest però le farà capire di rivolere Hope e lei gli augurerà ogni bene. Quinn si troverà a passare di lì proprio in quel preciso istante e resterà sconvolta da quel che vedrà. Penserà subito a un ritorno di fiamma. La Fuller, come infatti vedremo ad aprile 2020, farà di tutto per spingere il figlio Wyatt a riconquistare la sua ex, Florence Fulton. I due sono stati insieme ai tempi del liceo e si sono poi lasciati a causa di un problema legato alla stessa designer, che fu costretta a lasciare Las Vegas, dove viveva. La moglie di Eric, non appena vedrà Thomas e Sally stretti stretti, telefonerà subito al figlio per metterlo al corrente della verità. Lo Spencer però non si lascerà fuorviare dalle parole della madre, sapendo benissimo come la ragazza sia buona e compassionevole con tutti. E aggiungerà che probabilmente abbia voluto soltanto confortare il suo ex dopo quello che gli è successo, facendo riferimento alla morte di Caroline. Quinn non mollerà la presa e lo inviterà ad aprire bene gli occhi. Gli consiglierà di non farsi abbindolare dalla spettra. E poi rammenterà che la bella Flo è in città e che quest'ultima è sempre stata molto rispettosa nei suoi confronti. Poi furibonda e lasciando trapelare di essere diventata nuovamente la madre impicciona e approfittatrice di una volta, gli elencherà tutte le nefandezze messe in atto da Sally, soprattutto contro Forester. Wyatt, stanco e stufo, inviterà la madre a smetterla. Per Quinn però quella donna è e resterà per sempre una persona da cacciare immediatamente. E ci chiediamo, la signora Forester adotterà qualche misura speciale per raggiungere il suo obiettivo, ovvero spingere il figlio a lasciare la sua fidanzata?
Vedremo. Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.